La tribuna del campo sportivo di Bazzano è stata posta sotto sequestro dalla Polizia di Stato. Ieri, infatti, durante un incontro di calcio femminile, ha ceduto lo sportellone della tribuna di Lamiere. Tre persone sono state ferite. Ora ci sono naturalmente delle indagini in corso. Non si tratta di un vero e proprio sequestro, ma preventivamente la piccola tribuna del campo sportivo di Bazzano è stata chiusa con i sigilli della Polizia di Stato. Ieri, durante un incontro di calcio femminile, infatti, si è aperto il portello che fa da passerella alla struttura metallica e tre persone sono precipitate a terra dall'altezza di 2 metri. Niente di grave, ma la scientifica e la squadra volante della Questura Aquilana, diretta dal dottor Nicola Di Pasquale, stanno svolgendo comunque delle indagini. Un campo sportivo, quello di Bazzano, denominato Santa Giusta, che rappresenta il punto di aggregazione e riferimento della piccola frazione aquilana. La scientifica ha fatto tutti i rilievi del caso alla struttura. Fortunatamente le condizioni dei tre feriti non sono gravi. È stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Pescara una discarica abusiva estesa di più di 40 ettari in località Cese San Marcello a Celano. L'area, paragonabile a circa 20 volte il Colosseo, è stata individuata dal NOE di Pescara grazie alla collaborazione tecnica con Resgea SRL, un'azienda spin-off dell'Università d'Annunzio di Chieti, specializzata nel monitoraggio ambientale attraverso servizi di telerilevamento e gestione di database territoriali. Durante l'operazione sono stati utilizzati anche droni per fornire un quadro preciso e tempestivo delle attuali condizioni del sito. La consulenza tecnica di questa azienda, giunta su incarico dei carabinieri del NOE, ha permesso di individuare attraverso l'analisi multitemporale di immagini acquisite da piattaforma aerea satellitare zone usate per l'interramento illecito di rifiuti. Avendo l'intera area una storia evolutiva complessa, è stato effettuato uno studio specifico per il quale i tecnici di Resgea SRL si sono avvalsi dell'uso di immagini aeree satellitari acquisite ad intervalli irregolari a partire dagli anni 50 fino ai giorni nostri. L'approccio metodologico di telerilevamento utilizzato, associato al sopralluogo effettuato, volto a chiarire la natura e gli spessori di materiali presenti, ha permesso di individuare diversi siti precedentemente adibiti ad attività estrattive, silenziosamente colmati totalmente o parzialmente con materiale di dubbia provenienza, aree che nel corso degli anni sono state oggetto di svariati abbandoni di rifiuti direttamente sul piano campagna ed altre aree con evidenze di movimentazione di terreni e suoli al di sopra di aree utilizzate a fini agricoli. Le immagini analizzate hanno mostrato l'abbancamento di cumuli le cui dimensioni superavano i 4 metri in pianta ed hanno evidenziato la gestione ordinata delle operazioni, presumibilmente riconducibile ad aziende specializzate nel settore dei rifiuti. Inoltre l'analisi tecnica ha portato anche alla stima dei volumi dei materiali interrati senza autorizzazione alcuna, che si attestano su cifre superiori al 500.000 di metri cubi. Molti terreni oggetto d'esame in precedenza a vocazione agricola risulterebbero ora interamente corrotti dall'abbandono e dalla permanenza dei rifiuti riscontrati dall'indagine. Le indagini proseguiranno con analisi specifiche volte a chiarire la natura e le caratteristiche dei rifiuti individuati nelle zone. L'usura del tempo e la scarsa manutenzione nel corso degli anni iniziano a farsi sentire su uno dei simboli dei ritardi nella ricostruzione post-sisma. Ingabbiata tra migliaia di tubi nei giorni successivi al 6 aprile 2009, la scuola elementare De Amicis ha iniziato il percorso per la ricostruzione solo da qualche settimana. Giusto in tempo per tamponare quella che rappresenta una piccola grande emergenza. I puntellamenti hanno iniziato a staccarsi dalla facciata, proprio nell'angolo che confina con la Basilica di San Bernardino. Un distacco a cui si è cercato di mettere riparo in alcuni casi, posizionando delle palanche in legno, ma alcuni sono rimasti pericolosamente staccati dalla parete. Una situazione a cui i tecnici operai dovranno porre rimedio in tempi rapidissimi, perché i puntellamenti, nonostante il 1.800.000 euro speso dopo il terremoto, stanno cedendo. Auditorium Carispac, siamo all'Aquila. Questa mattina giornalisti ed esperti a confronto su un tema delicato come quello della geopolitica, ovvero parlare di scenari internazionali e politica in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, soprattutto per le dinamiche che si stanno sviluppando in Egitto ed in Medio Oriente, rapportandole per una formazione continua e costante come quella che serve per i giornalisti abruzzesi che questa mattina si sono incontrati qui nel capoluogo.
L'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo ci ha tenuto ad inserire nei programmi di aggiornamento professionale momenti anche di questo tipo che possono sembrare distanti dall'esperienza quotidiana di ognuno di noi che facciamo giornalismo di provincia, perché in questo mondo globalizzato il mondo entra dentro le nostre case, entra con notizie drammatiche come quelle che sono arrivate dall'Egitto o con l'immigrazione, dove anche semplicemente raccontare delle storie o delle traiettorie esistenziali ci riporta a un universo che dobbiamo riuscire a decifrare. Quindi oggi, grazie a una pluralità di esperti che ruotano intorno al mondo universitario e al sito geopolitica.info, abbiamo cercato di costruire insieme una cassetta degli attrezzi che vanno da un lessico specifico a degli strumenti che possiamo di volta in volta utilizzare per decifrare, rendere più semplice per noi ma soprattutto per chi di volta in volta ci leggerà o ci ascolterà o ci guarderà in televisione quello che sta accadendo. Umori contrastanti al fischio d'inizio al Mancini. Fano reduce dalla brutta e rocambolesca sconfitta di Recanati che ha affondato i Granata al terzo posto. La Miternina di Angelone che viene invece dalla rotonda vittoria casalinga nello scontro salvezza con il Giulianova. Utile ai giallorossi di Angelone per superare in classifica proprio i Teramani e l'Agnonese. Alessandrini ritrova Torta al centro della difesa e Marconi. La Miternina arrivata in riva all'Adriatico senza nulla da perdere. Finirà con la rete del Fano al 95esimo dopo una gara molto noiosa per i pochi intimi che hanno sfidato il freddo del Mancini. Davvero poche le occasioni da rete con una Miternina ottimamente schierata da Angelone e un Fano in difficoltà a costruire palle gol. Al quarto parte dalle retrovie Sivilla, si fa 60 metri di campo ma manca l'assist vincente. Al nono ci prova Borrelli con una sassata dalla distanza, con Di Vincenzo che intercetta ma non blocca, il vicinissimo Sivilla non approfitta. Al sedicesimo gran lancio di Borrelli dalla fascia, ma Sivilla non aggancia e sfuma una ghiotta occasione per i Granata. Al ventiduesimo tenta il pressing la Miternina, ma il tiro di Di Paolo è troppo alto. Alla mezz'ora grande conclusione dai 25 metri di Ambrosini, Di Vincenzo si salva deviando in angolo. Prima vera occasione da gol per il Fano al 36esimo sugli sviluppi di un angolo di Borrelli. Prima Gucci, poi Sivilla, entrambi all'arrembaggio su Di Vincenzo che si immola due volte sugli offensivi Granata e alla fine resta a terra colpito dallo slancio di Gucci nel tentativo di anticiparlo. Il Fano spunta da destra con Gucci al 40esimo ma la difesa ospite ancora una volta sbarra la strada. Al 43esimo salva ancora Di Vincenzo bloccando Gucci in arrivo dalla destra in tutta velocità. In apertura di ripresa, al settimo Ambrosini sbaglia una grande occasione per il vantaggio. L'11 non trova il diagonale dopo aver di fatto battuto Di Vincenzo. Niente da vedere fino al 17esimo della ripresa, quando De Iori lascia libero un attaccante ospite e Marcantonini in uscita con i piedi rischia grosso. Punizione di Borrelli al 28esimo per la testa di Torta, ma Di Vincenzo c'è. Al 30esimo Camilloni cerca Ambrosini, cavalcata in avanti e puntualmente esce l'estremo difensore ospite che spazza via il pericolo e lascia a secco l'attaccante Granata. È Ambrosini che poco dopo lascia il campo per Marianeschi. Si vede la Miternina con Torbidone al 35esimo ma viene fermato sull'ingresso in area. Al 38esimo nuova occasione per i Granata. Gucci sembra aversi tre difensori, uno gli sfila la palla, il Fano lamenta un fallo di mano di Santilli, ma Davide Moro di Schio non fischia nulla. Protesta il Mancini. In pieno recupero, Angelone mette dentro Morra per Torbidone. Il Fano tenta il tutto per tutto a caccia dei tre punti. Gucci travolge Di Vincenzo, altri minuti di stop in campo. Al 50esimo si capovolge la partita. Prima Terré prende in pieno l'incrocio dei pali, angolo per il Fano. Batte Borrelli, flipper in aria e alla fine Capitan Nodari la mette dentro. Invasione di campo della panchina Granata. Quando il pubblico ormai lasciava il Mancini, la squadra di Alessandrini firma il vantaggio. Finisce 1-0, vittoria che consente a Granata di recuperare due punti alla Samb, ora 9 lunghezze e prossima avversaria nel match clou della prossima giornata al Riviera delle Palme. Un successo che vale doppio, come tutti quelli che si ottengono nel girone di ritorno. Parole e musica di Osvaldo Iaconi, uno che la sa lunga e le ha viste tutte. E alla fine la sua Fermana ha messo in tasca tre punti che hanno un rilevante peso specifico, visto che consentono di accorciare a tre lunghezze le distanze da Campobasso e San Nicolò, primi avversari nella corsa
playoff che pareggiano tra loro. La Fermana conferma dunque il suo momento positivo. L'Avezzano, dopo il capitombolo casalingo con il Castelfidardo, non si rialza e resta al tappeto anche a Recchioni. L'inizio gara è sui buoni ritmi, ma entrambe le sfidanti hanno le spalle coperte. Per la prima vera palla gol occorre attendere il 21esimo ed è la palla che vale il vantaggio canarino. Cremona è svelto nell'avventarsi su una presa problematica di Cicciotti dopo una conclusione non irresistibile di Degano. Tutto nato da un delizioso colpo di tacco di Molinari per il cross di Iotti. 3 minuti dopo si vede l'Avezzano, schema su punizione, Di Genova ci prova da fuori, Olzac è attento. 1 minuto dopo il portiere della Fermana mette in corner una conclusione di Sassarini. Al minuto 36 punizione di Degano e Iotti tiene svegli i riflessi di Cicciotti. Sull'angolo che ne consegue il portiere abruzzese imbraccia il colpo di testa di Bossa. A fil di riposo Molinari conquista una punizione in zona Degano, ma l'arbitro dice che non c'è tempo. Inutili le proteste dei gialloblu. La punizione per Degano arriva dopo 7 minuti della ripresa. Ancora una volta presa difettosa di Cicciotti, ma stavolta non c'è nessuno ad approfittarne. Poco dopo fuorigioco dubbio fischiato a Molinari, lanciato a rete. Nell'azione il bomber argentino resta a terra e Iaconi lo deve sostituire con Peronullo. Avezzano pericoloso con Bisegna, Olzac respinge evitando anche la pericolosa incursione di Genova bene appostato. La Fermana protesta per un contatto su Degano e in aria, l'arbitro lascia giocare. Minuto 27, Cremona servito da Peronullo infila l'incrocio, è il gol che di fatto chiude la gara. Succede poco fino al triplice fischio che ratifica la vittoria della Fermana e un altro brutto KO per l'Avezzano. Ludovic Mercier, una partita che poteva finire diversamente, anche questa volta sicuramente si vede una crescita innegabile. Sì, finalmente da tanti mesi che l'aspettiamo questo, ma soprattutto io ringrazio veramente i ragazzi per l'impegno che mettono questo, che sia allenamento che sia in partita. Il problema è questo, che dobbiamo ancora crescere su... Non possiamo dormire per 15-20 minuti perché abbiamo preso 3 metri di bambini ancora e dobbiamo gestire un po' meglio la partita, che sia il 9-10 nostri, che abbiamo sbagliato su 2-3 cose, che... Vabbè, stiamo lavorando, ma questo punto di bonus fa bene alla fine perché fa bene per tutti, che sia penso per la società che i ragazzi. Ma noi dobbiamo credere su questo perché possiamo anche andare fuori a fare questa, se facciamo questa partita anche fuori, possiamo anche prendere punti di bonus o vincere una partita. Bonifazi ha fatto 7 su 7, esce fuori un po' di personalità da parte dei giocatori. Sì, quello che chiediamo noi al giocatore qua adesso, che loro sono sul campo, non possiamo essere noi sul campo. Noi abbiamo chiesto di prendere l'iniziativa, di fare le cose che chiediamo noi, cose semplici, che se tu inizi la A e vai sulla C, non puoi saltare il B. Questo che dobbiamo fare. Quando riceviamo il calcio d'inizio e che non calciamo fuori o lasciamo la palla in campo, questo ti ammazza. Adesso stiamo imparando questo, stiamo lavorando su quello, la difesa è andata un po' meglio sull'uno contro uno, ma sapevamo che oggi la squadra è una squadra fisicamente grossa, una squadra più grossa del campionato. Adesso possiamo veramente lavorare ancora su questa partita e vedere i piccoli errori che facciamo. Giancarlo Carnicelli titolare al posto di Fasen, una scelta sicuramente importante, è stata ripagata? No, la scelta mia è questa, penso che abbiamo 3 mediani di buon livello, che sia Nico Speranza. Questa è una scelta che ho provato in allenamento, ha pagato anche oggi, penso che ha fatto una bella partita, che sia Carnicelli o Speranza quando è entrato, poteva fare un po' meglio, ma vabbè, stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando. Piacenza è riuscito a fare un punto a Calvisano, sicuramente non se l'aspettava nessuno, si mette un po' più complicata la situazione? No, perché noi si prendiamo un punto o vinciamo una partita sarà ancora meglio per noi. Sappiamo che la partita che abbiamo perso contro Piacenza a casa, questa la paghiamo, ma noi sappiamo il dovere che dobbiamo fare.
Settimana, la prossima partita sarà contro il Padova, un ambiente che lei conosce benissimo, probabilmente sa anche quali saranno i loro punti di forza e i punti di debolezza. Sì, questo lo teniamo per noi, lo sappiamo veramente cosa è una bella squadra che gioca tanto, ma dopo sappiamo già dove lavorare. Oggi hanno perso il derby. Va bene, sono ancora più contento.